Giancarlo Siani, un giovane cronista del Mattino, precario, che amava il suo lavoro, che non aveva paura nel raccontare verità, verità scomode, e quello, il profilo di giornalista che ha delineato la Costituzione repubblicana dopo la dittatura fascista. Cioè il giornalista è un ruolo fondamentale per la tenuta democratica di un paese, raccontare i fatti, farlo in maniera autonoma e indipendente. Quindi la città di Napoli, che è una città libera, ricorda e non dimenticherà mai il sacrificio di un giovane cronista che voleva fare solo il suo lavoro e che invece la camorra gli ha spezzato la vita così presto. La nuova sede del Mattino al centro direzionale di Napoli è stata intitolata Giancarlo Siani, il cronista ucciso nel 1985 dalla camorra. La cerimonia con cui è stata scoperta la targa che porta il nome del giornalista vittima della criminalità organizzata è avvenuta alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico. Questa è la più bella sede del Mattino per me, non mi dispiace. Certo. È bella, è la sede di Giancarlo, beh, ci avete messo tempo a fare questa scelta, insomma, meglio tardi che mai, e questo mi fa immenso piacere, ma fa piacere non solo a me come fratello, ma fa piacere pensare che i giornalisti di Napoli, della città, ricordino ancora Giancarlo. E questo, guardate, la memoria è una cosa estremamente importante, perché questa è la sua più grande rivincita. Cioè, chi pensava quella sera di zittire Giancarlo, di zittire la stampa, 33 anni dopo, che sono un'enormità, invece ancora sente il nome di Giancarlo e sente l'impegno vostro e del vostro direttore oggi, ma anche di Barbano fino a pochi giorni fa e degli altri, nella via che Giancarlo faceva, che però non è che facesse chissà che cosa, no? Faceva giornalista normale, non era affatto un eroe, quello che fate voi, raccontava le notizie. La comunicazione deve essere prima di tutto etica, lo Stato deve essere uno Stato etico, fare politica si deve fare una politica etica, al di là delle idee. Sotto quel metro non si può mai scendere. Ognuno deve essere responsabile e lo Stato deve decidere sempre da che parte stare e come investire i propri soldi, perché come investi i tuoi soldi che decidi che società vuoi diventare. Allora, se investiamo in cultura, in rigenerazione urbana, in trasporto pubblico, in acqua pubblica, se investiamo in tutte queste condizioni che sono i diritti fondamentali, affinché venga costruito poi il diritto alla sicurezza. Non esiste il diritto alla sicurezza to cure, esiste un diritto a espletare tutti gli altri diritti, e in quel modo la società cresce e cresce anche la sicurezza, e la camorra inizia sicuramente ad arretrare. Bisogna investire in coesione, cooperazione istituzionale, risorse umane, e ha parlato anche di risorse economiche che lo Stato deve destinare a quei settori che sono determinanti per la lotta alla camorra. Se non si investe appunto in cultura, in politiche sociali, in scuola pubblica, diventa difficile distruggere le mafie. Quindi è un messaggio che condivido. Le parole del Presidente si possono tradurre da qui a qualche giorno in atti concreti, se nella manovra economica di Governo e Parlamento finalmente si comincia a vedere qualche cambiamento, perché finora, devo dire, su questi temi i vari governi e parlamenti che sono succeduti non hanno registrato dei passi particolarmente significativi. Noi ci auguriamo davvero tanto che le parole del Presidente si possano tradurre anche in atti concreti dal punto di vista economico e finanziario.